Il denaro non è la meta. Benvenuto su Crescita Personale Finanziaria. In questo discorso, Bob Proctor afferma che la creazione della ricchezza ha poco a che fare con i soldi in sé. Ha a che fare invece con la nostra mente, il nostro comportamento e il nostro modo di pensare. Il denaro ha valore solo perché siamo noi ad attribuirglielo. È stampato su della carta che in realtà non ha alcun valore. Quando qualcuno dice che vuole fare tanti soldi, in realtà intende le cose che può comprare con il denaro. Macchine, isole tropicali, aerei privati. Più di ogni altra cosa, è alla ricerca spasmodica del lusso estremo e della possibilità di goderselo pienamente. Quando Bob Proctor dice che il denaro non è la meta, è proprio quello che intende affermare. Lo scopo non è solo accumulare ricchezza, ma piuttosto un viaggio continuo di crescita personale, di crescita finanziaria, una vera e propria riprogrammazione mentale, per riuscire ad emergere e ottenere quello che si desidera. Per molti è un concetto difficile da assimilare. Dopotutto ci hanno sempre detto che fare soldi significa accumulare più soldi possibili. Il sentiero verso la ricchezza è un gioco mentale che dobbiamo fare con noi stessi. Quando le persone dicono il denaro non fa la felicità, altro non è che un'affermazione di difesa che usano per giustificare il fatto di non averlo. Le persone ricche sanno già che non è una questione di soldi, sono consapevoli del fatto che il denaro in sé non è un obiettivo. Ecco perché usano il denaro come un bene qualsiasi, invece di accumularlo. Molti fanno fatica a comprendere questo concetto perché purtroppo per tutta la vita siamo stati programmati a pensare che il denaro sia lo scopo ultimo ed è anche il motivo per cui, quando non riusciamo ad ottenerlo, troviamo delle scuse. Molti credono che per fare qualcosa di significativo si debbano avere fin da subito molti soldi, ma non è affatto vero. Piccole somme di denaro, applicate in modo corretto, possono diventare inaspettatamente potenti. Se piccole quantità di denaro vengono investite in ottime opportunità che producono un flusso di denaro, queste poi andranno a formare una costante corrente di ricchezza. Quando una persona normale guarda le persone miliardarie, presume che abbiano qualcosa di unico o di speciale, che siano più intelligenti e fortunati rispetto alle persone normali. La risposta è sì e no. Sono ricchi perché hanno capito come funziona il denaro. E anche se dovessero cadere in disgrazia, riuscirebbero a rimettersi in piedi e a diventare nuovamente ricchi, perché hanno compreso il meccanismo che c'è dietro ai soldi. Tale comprensione è impressa nel loro subconscio, a differenza delle persone normali che hanno impresse nel loro subconscio informazioni inadeguate e sbagliate. Le persone ricche sono esattamente come tutti gli altri. Lavorano, vivono, amano e hanno gli alti e bassi come tutti. Ciò che li differenzia è che usano il loro tempo facendo cose meravigliose, perché pensano in maniera diversa. Noi tutti conosciamo il detto comune «vedere per credere». Questa visione è decisamente negativa e scettica delle opportunità ricche e infinite che la vita ha da offrirci, perché dice che ci si può fidare solo di ciò che abbiamo davanti al naso e dà poca importanza ai poteri infiniti e meravigliosi della nostra immaginazione, del nostro intuito e del nostro sé creatore. Le persone ricche utilizzano questo detto al contrario. Prima bisogna vederlo interiormente e poi vederlo realizzato esternamente. In sintesi, loro seguono il motto «credere per vedere». L'unica cosa che in questo momento vi rende diversi da un miliardario è la mentalità della ricchezza, ossia l'atto di credere. I ricchi si aspettano la ricchezza, nella loro mente non hanno dubbi e incertezze e non hanno paura del fallimento, perché lo considerano una opportunità di crescita. Nella loro mente vedono solo il successo. Aspettandosi il successo, attirano, grazie alla legge della vibrazione e alla legge dell'attrazione, più opportunità rispetto agli altri. Sono in grado di vedere soluzioni che gli altri non riescono a vedere. Hanno una migliore consapevolezza di come funziona il denaro. Loro si aspettano la ricchezza, la vivono già nella loro mente, come una cosa già avvenuta.
Acquisire tale consapevolezza non è facile per tutti, poiché ha a che fare con la mente. La maggior parte di noi cresce più o meno allo stesso modo. Impariamo un mestiere, troviamo un lavoro e conduciamo normalmente la nostra vita. Funziona così per il 90% della popolazione. Bene, quella stessa percentuale non ha la minima idea di come fare soldi. C'è una piccolissima percentuale della popolazione che sa veramente come si fanno i soldi. E c'è un motivo ben preciso. La scuola non lo insegna. Possiamo anche avere una laurea in economia ed essere lo stesso senza un soldo, perché non abbiamo imparato a fare i soldi. La scuola ci prepara al lavoro e ci convince mentalmente che è così che funziona il mondo. Così ci hanno detto i nostri insegnanti e così ci hanno detto i nostri genitori. Ci è stato detto fin dall'inizio: lavora duramente, sii leale e verrai ricompensato. Bene, la ricompensa per la maggior parte di noi è scoprire un giorno che dopo 18 anni di fedele servizio, la serratura è stata cambiata e le porte per noi sono state chiuse e quello che ci rimane è una misera liquidazione. Se perdiamo il lavoro, ci sentiamo persi, demoralizzati, come se avessimo perso tutto. Nel lavoro non c'è nessuna sicurezza, l'unica sicurezza proviene dall'interno ed è lì che dobbiamo cercarla. Si tratta di diventare consapevoli di chi siamo e di modificare la nostra programmazione mentale. Dobbiamo aprire la nostra mente, ma questo può avvenire solo se diventiamo consapevoli di noi stessi. Dobbiamo smettere di costruire le pareti delle nostre gabbie personali, fatte di idee e azioni accumulate nel corso della nostra vita. Sicuramente vi suonano familiari frasi del tipo: non sono abbastanza intelligente, non ho abbastanza tempo, non ho abbastanza soldi, sono troppo vecchio, non ho una laurea, eccetera, eccetera. Questi pensieri si fanno strada nella nostra mente e si cristallizzano nel subconscio, a furia di essere ripetuti, e finiscono col dettare il nostro pensiero. E quando ci capitano cose brutte, tali pensieri si rafforzano ancora di più. Questo è il motivo per cui la maggior parte di noi è convinta che non riuscirà mai a condurre una vita agiata. Siamo stati programmati nel subconscio a crederci. Dobbiamo iniziare a pensare diversamente e in modo positivo, riprogrammare i nostri pensieri, il nostro subconscio. Se rimaniamo bloccati nella mentalità della mancanza, mi mancano i soldi, mi manca il tempo, non sono bravo, non riuscirò a pagare le bollette, non riusciremo mai ad attirare ricchezza. Essere in costante ansia e preoccupati crea obiettivi negativi. Se ci soffermiamo sulle cose brutte che ci possono accadere, in realtà stiamo dicendo alla mente quello che accadrà di sicuro. E questo ci porterà inevitabilmente ad agire in maniera negativa. Iniziamo invece a concentrarci sulle cose positive, a visualizzare nella nostra mente la nostra nuova vita, eliminando i pensieri negativi. Dobbiamo insistere nella creazione di nuovi pensieri positivi per evitare di ricadere in quelli negativi. Per effettuare cambiamenti nella nostra vita ci vuole coraggio, una buona dose di motivazione e soprattutto obiettivi. Se non trasformiamo i nostri sogni in priorità, non si avvereranno mai. Se questo video ti è piaciuto, non dimenticarti di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella delle notifiche. Buona vita da crescita personale e finanziaria.